dagli gnostici, dai templari, poi anche nel XII, XIV secolo, dagli alchimisti di tutti i tempi, dai mistici della tradizione cabalistica ebraica, XII secolo spagnolo, eccetera, dalle corporazioni, come vi dicevo, dei liberi muratori, ma e poi anche dei Rosa Croce, della Sassonia, 1600. Tuttavia la massoneria non è nessuna di queste singolarità, è tutto questo assieme, è la massoneria e basta, unica, non ripetibile, non imitabile, tradizione che veniva mandata o tramandata in segreto attraverso le epoche buie dei dogmatismi, vi dicevo, chiesastici, dalle persecuzioni chiesastici, dai roghi, vi dicevo, della famigerata, vergognosa, santissima Inquisizione, tribunale ecclesiastico dell'orrore. Vi sto parlando di che cos'è la massoneria. Caratteristiche delle compagnie muratorie e massoneria erano e sono il cosmopolitismo, cioè i contatti con i popoli, con le lingue, con le idee diverse che aprono la mente. Altra caratteristica è la fratellanza delle muratorie europee all'epoca a causa degli stessi segreti dell'arte, degli stessi segni di riconoscimento nel darsi la mano, nel darsi parole, le parole stabilite, perché i segni erano necessari, non c'erano loro documenti di identità, non c'erano passaporti, quindi le fratellanze massoniche si riconoscevano da parole particolari e da segni dati con la mano che indicavano anche il grado nell'ambito delle varie massonerie. E poi l'ospitalità, la caratteristica delle compagnie muratorie era l'ospitalità per gli spostamenti, perché spostandosi in Europa all'epoca non c'erano alberghi e bisognava essere protetti, doveva essere l'assistenza, eccetera, quindi era anche da ospitalità. Superando per motivi di tempo, ovviamente, alcuni secoli di fervore massonico, giungiamo al 1700, dove la massoneria si istituzionalizza, si presenta come struttura giuridica, soggetto di diritto e come tutti sanno, come molti sanno, il 24 giugno 1717, festa di San Giovanni, solstizio d'estate, San Giovanni è stato scelto come patrono della massoneria, a Londra le quattro logge di liberi muratori, denominati loggia dell'oca, del grappolo, della corona, del melo, dal nome delle trattorie dove le logge erano ospitate, le quattro logge londinesi si unificano nella grande loggia di San Giovanni, dichiarata l'unica punta di concordia e di armonia. E qui nasce la istituzionalizzazione, è istituzionalizzata la massoneria 1717. Nell'impeto bruciante delle lotte religiose dell'epoca, 1500-1600, protestanti contro anglicani, contro cattolici, presbiteriani, puritani, lotte religiose, la religione è la cosa più invereconda per le violenze che scatena continuamente, per le lotte che crea continuamente. Le religioni dovrebbero essere anacquate tutte quante, perché sono fonti di lotte. Ecco, queste lotte religiose scatenate dalla riforma protestante e dalla controriforma cattolica, nell'impeto delle lotte religiose, i liberi muratori londinesi, la grande loggia di San Giovanni, proclamano nel 1717 per la prima volta nel mondo profeticamente i diritti di tolleranza, i diritti del pluralismo religioso, che sarà una conquista pacifica e accettata soltanto nel nostro secolo. Si può dire che la massoneria è la più grande, il più grande fatto culturale della storia. È la istituzione più universale del mondo, diversa da tutte le altre istituzioni, club, eccetera, così che, volendo precisare la natura della massoneria, va detto che la massoneria non è un'accademia, perché l'accademia si propone
si propone ricerche umanistiche, non è una religione perché non si propone programmi metafisici o traguardi metafisici, possono anche esserci, chi li vuole si prenda pure i traguardi metafisici, non è occultismo perché è più dell'occultismo, non è filosofia perché la filosofia mira al vero, e cioè la massoneria è tutto questo assieme. La massoneria rivendica come proprio contenuto ideologico, perché non ha un corpus dottrinario, rivendica come proprio corpus dottrinario, come contenuto ideologico, tutti gli umanesimi, tutti i rinascimenti di tutti i tempi, rinascimenti da quello egiziano antico, quello greco e romano, europeo, rinascimenti legati tutti l'uno l'altro da comuni intuizioni, da continuità concettuali. Possiamo dire che la massoneria rivendica come proprio le idee portanti della tolleranza, della collaborazione culturale, dell'antidogmatismo, dogmatismo chiesastico. È così e basta, dogmatismo chiesastico, che è arroganza, massimo assolutismo, arroganza del sapere, perché poi in definitiva sa gran poco, massima oppressione delle menti, che pretende il potere sulle menti. La massoneria non è dogmatica, non pretende nessun potere sulle menti, sullo spirito, incoraggia anzi il libero pensiero, la libera interpretazione dei testi sacri. In definitiva la massoneria fa proprio quel filone di saggezza prodotto dalla umanità nei momenti migliori della loro storia. Garibaldi diceva che, Garibaldi che è stato gran maestro, onorario del Grande Oriente d'Italia, diceva: dovunque c'è nobiltà, c'è la nostra grande, libera, gloriosa massoneria. Massoneria è questo insieme dei prodotti migliori dell'umanità. Non abbiamo più tempo per andare avanti, avrei avuto piacere di dirvi ancora tanti più, ma purtroppo il tempo è sempre quello che è. Non so, se la prossima volta vi vorrò illustrarvi ancora che cos'è la massoneria, forse lo farò, ce ne parliamo e poi concludiamo un po' il discorso della massoneria nel Vaticano e che cos'è la massoneria tutto sommato. Chi vuol vedere queste registrazioni, queste e anche le altre, faccia www.bacchiega.it, troverà tutte queste registrazioni come le state vedendo adesso. Ne sono già inserite un centinaio, diciamo. Buonasera, arrivederci sabato prossimo. Buonasera. Ho iniziato due tornate fa a parlare della presenza massonica nella Curia Romana in Vaticano, finalizzata attraverso